Buongiorno, giovedì 15 marzo si è svolto il convegno per il rilancio della legge quadro per lo spettacolo dal vivo, convegno organizzato dall'onorevole Gabriella Carlucci, prima firmataria della legge, e sostenuta soprattutto dall'onorevole De Biasi del Partito Democratico. Una legge che ancora non c'è, come sapete, è ancora parcheggiata in commissione bilancio, in attesa di avere il via libera, di avere soprattutto la copertura finanziaria. L'onorevole De Biasi e Carlucci sono state coloro che hanno introdotto la legge. Quindi questa legge va a colmare sostanzialmente un vuoto normativo e finalmente considera lo spettacolo come una risorsa economica, sociale, tratto distintivo della nostra cultura. Un tratto distintivo che va valorizzato in una cultura e in una società che diventa sempre più globale e omogeneizzata in tutto il mondo. Questa proposta di legge è il frutto di un lavoro meticoloso fatto da tutti i membri della Commissione Cultura che si sono occupati di questo settore, di tutti i partiti politici. Questa legge cerca sostanzialmente di superare queste famose barriere all'accesso. Questo è veramente un discorso fondamentale della nostra legge. Si rivolge tantissimo a tutti coloro che avranno voglia di investire sui giovani. Partendo dal presupposto che i finanziamenti pubblici, la finanza pubblica nel suo complesso sarà sottoposta nei prossimi anni ad una restrizione molto forte, non per scelte volontaristiche ma per una necessità oggettiva per la storia del nostro paese, per il debito non ve la faccio lunga, che cosa facciamo con settori che non devono essere assistiti ma sostenuti dal pubblico? Come può funzionare un sistema di finanziamento pubblico in un momento di crisi economica fortissima e di taglio della finanza pubblica? Una delle strade è quella di cercare la moltiplicazione delle fonti di finanziamento, e questo noi abbiamo cercato di fare. Non sto a raccontarvi le torture a cui siamo state sottoposte dalla Ragioneria dello Stato, non è il caso di parlarne qui oggi, ma davvero è stato molto pesante. Poi sapete, eravamo anche in una certa epoca di rapporto con il mondo della cultura, non voglio così ritornare ad un recente passato che sembra ormai lontanissimo, e quindi ci siamo trovate nella condizione di cominciare a dire: bene, questo mondo dello spettacolo ha dignità e deve avere un riconoscimento, ma questo mondo dello spettacolo non è solo, come viene considerato normalmente, il divertimento del re, di solito si dice la cultura è un momento di aggregazione e divertimento, beh certamente è anche questo, ma è principalmente una impresa, e una forma di impresa io credo modernissima nel nostro paese, è un'impresa culturale. Quell'impresa culturale che nel nostro paese non viene riconosciuta, ma che è fatta da lavoratori e lavoratrici, è fatta da attori, da tecnici, è fatta da direttori, è fatta da idee, è fatta da management che progressivamente si forma, è fatta da un pubblico che vuole essere educato, insomma è un'impresa che va riconosciuta nell'ambito della legislazione italiana e va riconosciuta come strada pilota per arrivare a che cosa? Finalmente a considerare nei bilanci pubblici la cultura non solo una spesa, ma quello che è, cioè un investimento. Per questo abbiamo inserito quest'altra idea, che io ritengo personalmente rivoluzionaria, che è quella davvero rivoluzionaria, non soltanto il finanziamento di una legge, ma è il grande passaggio di epoca, inserire nella legge a pieno titolo che lo spettacolo, i soggetti dello spettacolo dal vivo possono, se vogliono ovviamente, avere lo stato riconosciuto, lo stato di impresa. E questo è la seconda svolta culturale, vorrei dire, più che prima ancora che finanziaria. Come sapete, questa è una legge pluripartisan, quindi è sostenuta dall'attuale maggioranza di PD, PDL e UDC. E forse FLI, ma anche dall'attuale opposizione Lega e Italia dei Valori. Non sono mancate le contestazioni. Ma per questo siamo qui, no? Voglio dire, sono stati trattati che questi anni quando non ci sono stati. Abbiamo capito perfettamente, ti pregherei veramente. Giovani, giovani.
giovani, giovani, giovani. Ma un cappone, va bene. Cattoni, ballerini e musicisti stanno alla fame. Sono con delle paghe da fame. Ascoltate, siamo nel posto malissimo. È ora anche di ascoltare oltre a confrontarsi, no? Confronto. Voi avete detto di ascoltare. La legge è di fatto quella di cui noi abbiamo già parlato, sono state modificate alcuni aspetti, soprattutto quelli che presentavano maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono stati introdotti riferimenti a nostro avviso importanti all'intervento dell'Unione Europea e di fatto è sempre una legge che riguarda tutta la filiera dello spettacolo dal vivo, quindi partire dalla formazione alla produzione alla distribuzione. Vi mettiamo comunque il link all'attuale bozza. È intervenuto anche Giulio Scarpati, presidente del sindacato attori italiani. Volevo sottolineare il fatto che si parla qui di cultura come possibilità di sviluppo e di progresso, contrariamente al fatto di pensarla come un settore spesso considerato parassitario. Nel testo si dice, soprattutto nella parte iniziale, si riconosce lo spettacolo dal vivo l'essere componente fondamentale del patrimonio culturale ed elemento di crescita socioculturale dei cittadini. Si parla di pluralismo di offerta culturale, di interculturalità, di spettacolo dal vivo strumento di diffusione di conoscenza, di riqualificazione turistica del territorio attraverso lo spettacolo dal vivo, ma anche di sostegno ai giovani talenti, di nuova drammaturgia, di promozione delle discipline artistiche nella scuola, che pare un problema fondamentale, perché legare la scuola all'attività anche dello spettacolo, della musica, del teatro è fondamentale per creare, come dire, non solo un bisogno, ma dare risposte a un bisogno, a una necessità di cultura. Allora, però accanto a queste ci sono anche importanti anche sostegni che sono legati ai discorsi che faceva anche prima. L'assenza di un sussidio di disoccupazione per il settore dello spettacolo, nel caso degli attori, è veramente assurdo. Come è assurdo anche, qui si è ribadito, che 2 miliardi dell'Empals siano spariti, in un certo senso. E, certo, certo. Ma questo fatto di coniugare diritti e sviluppo è questa proprio la sfida che ci si aspetta in questo momento. O riusciamo a mettere insieme le due cose, diritti e sviluppo, oppure non si va da nessuna parte. Io penso che in qualche modo al ministro vorrei dire, qui nel settore dello spettacolo in generale è una polveriera, il settore è in fortissima difficoltà. Se non si danno risposte immediatamente può succedere ovviamente di tutto. E infine è intervenuto il ministro Ornaghi. Io devo certezze, non posso portare certezze se non almeno una, cioè che a fronte di quella che è sempre stata la grande difficoltà sulla parte conclusiva o sulla rush finale della legge, quindi la cosiddetta copertura economica, conoscendo attuale di copertura, ma la certezza è che dalla prossima settimana, e sono anche autorizzato da una comunicazione ufficiale, si usa dire tavolo tecnico, in realtà qualcuno che davvero si mette a lavorare da parte del Ministero dell'Economia e del MIPAC affronterà quei problemi che non sono facilmente risolvibili. Credo che l'intesa da me raggiunta col Vice Ministro Grilli consenta di accelerare i tempi in cui gli ultimi problemi del Ministero che deve coprire economicamente emergeranno e da parte di tutti noi si farà il possibile per chiudere in tempi rapidi. La certezza del mio impegno per chiudere in tempi rapidi, come è successo nelle cose, soprattutto quando sono cose politiche.